Oddio, ma siamo ancora in questa foresta? Koala, 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 svegliati! Koala, Koala, Koala! Koala! Dove siamo? Koala! Oh mio Dio! È ancora notte! Ma... No. Koala. Foxy? Per quanto... Oddio! Inizia a scappare! Ah, scappa, 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 Koala, scappa! Scappa, ci stai rincorrendo! Scappa, 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 Koala! Koala, Koala, Koala! Ah, vieni qua, Koala! No, nella casa abbandonata, no! Koala, dove sei finito, Koala? Koala, io ho paura, Koala! Eccomi. Hai visto quel tizio? Koala, Koala, Sì, dov'è? l'ho vista. Comunque c'era un cartello. C'era un Vieni, cartello? vieni, vieni. Arrivo, arrivo. Guarda. Vediamo. Esplorate la casa, vi conviene. Oddio. No, 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 Koala. Io, Esploriamola. no, 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 vieni qua. Koala, 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 Koala. Io la casa non l'esploro. Vieni, Koala. Ho paura, Koala. Ti... Sì, ma possiamo chiudere la porta. Oddio, vero. Però... La porta. Vabbè, senti, Koala. Dobbiamo per forza esplorarla. C'è scritto vi conviene. Oddio. Ok, mi sa che dobbiamo esplorare la casa. Koala, ho paura. Koala, Saliamo Koala. al piano superiore? Saliamo. Ok, saliamo. Ma quel nonno che ci fa lì? Che ci fa lì? Non lo Continua. so. Ma è sparito! È sparito, Koala. Guarda. Continua, continua. Oh no. Foxy, sta lì. Come sta lì? No, no, Koala, io non ci vado lì, Koala. Io non ci vado lì, Koala, Koala. Io non ci vado. Ah! No, Koala, Koala, devo risalire, Koala. Koala, un botto di paura, Koala. Ti giuro, no, 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 Koala, gli Vai scendi giù, via! Koala. È Koala. scomparso! Koala, dove Davanti ai sei? miei occhi! È scomparso davanti ai miei occhi! Non ci credo! Koala, dove sei? Io ho paura, Koala. Sta al piano superiore, vieni, sali! Arrivo, arrivo, arrivo. Oh mio Dio, ho paura. Ho paura, Koala. Koala. Continuiamo, visto che non ci sta. Restiamo insieme però, Koala. Non ti dividere, Koala. Oh no. Quanti Potrebbe buchi! succedere di tutto. Sento qualcosa, Koala. Oddio. Anch'io sento qualcuno e qualcosa. Oddio, ci sono delle scale, Koala. Ci C'è un cesso. conviene salirle, che dici? E anche una lavatrice, guarda. Ed è pure bella, Ci alta conviene salire le tecnologia. scale, Koala. Non so. Ma non sono scale. Sono delle scale, sì, Koala. Vedi, ci si può Salgo prima salire. io. Ma quale sali prima tu? Salgo io, ok. Ok, vai, 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 Paura. vai, con piacere. Ah! Oh, oddio! Ho preso un infarto. No, ma un... Koala! Ma chi hai Koala! visto? Mago Merlino? Non ci sta Stavo una persona nessuno! lì! No, no, no! Koala, senti, Koala, Koala, Koala! No! Fermo, fermo, Koala. No, no, non ci conviene andare di Ma qui, chi Koala. è che ti Oh, sta? Oh mio oddio! Dio! Dio, esco! Ora ti credo. Ora mi Mi credi, sto eh? cagando sotto. Fai bene, cioè, non fai bene perché già si sente un po' di... Dobbiamo Koala! salire sopra. No, 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 Koala, Koala, te lo scordi! Te lo scordi, Koala! No, Koala, dove siamo? Oh mio Ok. Dio, Cosa? Cosa, l'ho mio Dio? visto di nuovo, Oddio, Dio, ho paura. no, no, no. No, 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 io non voglio vederlo, Koala! Eccolo! Oh mio L'ho Dio, vista Koala. anch'io. Koala! No! Oddio, eccolo! Koala. Koala, non ci conviene andare, Koala! È E tutto dobbiamo... E insanguinato. torniamo Aspetta. indietro, Koala! È scomparso! No, 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 no! C'è Koala! scritto. No! Stai fermo! Koala! Koala! No! Non andare nell'albero! Cos'è? Tornate Indietro con indietro! Ci piacere. conviene, con piacere, ovvio! Ovvio che torniamo! No, no, no! Koala! Senti! Scendiamo da qua, Koala! Ci conviene, tanto stanno gli alberi! Sono le foglie! Dici che dobbiamo fare un salto! Penso di sì. No, io non ci voglio ripassare da lì, non la fai. Vieni qua! Ah! Oddio! Vieni qua! Aio! Oddio, sono fatto male alla gamba! Oddio! Aia, che Vabbè, dai, male. rialzati, Koala! Oddio, questa è la casa vista da dietro. Qui c'è un sentiero. Koala, vediamo. Seguiamo questo sentiero, Koala. Ma non ci porta. Porta è una casa all'albero questa. Una casa sull'albero? Cosa? Sì. Koala? Che Sicuro che... c'è? A Sicuro me sembra che... sicuro. Andate! Andate ora? Oh mio Dio! Che è Era dietro di successo? noi. Che... Oddio! Oddio.
Ho visto, sto per avere un trauma. No, Cola, senti, perché c'è una jacuzzi qua? Magari... Non è una jacuzzi, ti sembra una jacuzzi? Sì che è una jacuzzi! Non è vero, non ci stanno le bollicine. Soffiaci dentro, guarda che appaiono le bollicine. Ah, oddio! Ci devono spaventare di brutto. Eh sì, ho capito, ma è tutta colpa dei figli se siamo venuti qua. Oh, vieni qua. Cosa? Due spade di diamante? Prendo una sicuro. Ma... Anch'io una sicura, ma ovvio. Cioè... Fini! Fini? Vieni qui, ragazzi. Brutto pezzo di cacca. Non puoi farmi niente. Vieni! Che ci fai allora, tu? Funziona. Vi ho preparato le sedie. Sedetevi tranquillamente. Ah, va bene. Fini, ci hai fatto fare tu. È tutta colpa tua tutto questo. Allora, meriti un biscotto. Allora. Sì, certo. Vai, allora, spiega. Sentiamo. Come state? Io male. Vabbè, capisco. È tutto un piano. Ok, vabbè, lo sapete. Come tutto però, un piano? Comunque, vi ho dato due spade. È difficile da spiegare, ecco. Allora, le dovete utilizzare contro di me quando ve lo dirò io. In che senso contro di te? Vi spiegherò quando c'è la mia storia. In realtà, io, in teoria, sapete che ovviamente io vengo dal futuro. Beh. Però comunque, devo dirvi una cosa. Io non avrei tutta questa età, che sono grande, grosso, immortale. Io in teoria avrei ancora 11 anni nel mondo 11 in cui siete ora. Sì. Cosa? La mia persona normale in questo mondo è praticamente un bambino che è stato intrappolato da me stesso per eventuali bug. Perché hai intrappolato un bambino? Perché ci sarebbero stati alcuni bug molto molto strani. È difficile da spiegare, non so come spiegarti. Ora un attimo mi siedo e ti spiego la mia storia. Tanto tempo fa in cui praticamente ero una sorta di bambino. Venivo sempre trattato male da tutti. E ovviamente vuoi che ti ammazzo? Cola, svegliati! Cola! Cosa? Cola, svegliati! Sta parlando! Ma mi stavo annoiando. Guarda, se vuoi vivere, l'unica cosa che mi devi ascoltare, caro mio. Vuoi vivere? Ma è difficile ascoltarti. Cerca di non addormentarti, se no sai che quella spada dove te l'infilo. Non ti dico dove, però comunque è questo. Oddio, Cola! Cerca di stare sveglio, che dobbiamo massacrarlo. Ci sta facendo no, veramente. Ha fatto tutto e questo. Tutti quei jumpscare? Era tutta una trappola, sì. Ci hai fatto prendere un botto di jumpscare. Sai perché? Perché era tutto in piano per farti trovare in questo posto, in questo momento, in questa ora, in questa cosa. In realtà voi siete nel vostro mondo. Cioè nel vostro mondo in cui praticamente più in là in qualche zona sarete già a casa vostra. Ma veramente? Allora sì, andiamo. Però, sì, morirete se andate, quindi come? Non vi conviene. Una domanda, perché non ce l'hai detto prima? Perché cosa? Tutta la storia, perché non ce l'hai detto dall'inizio? Non è facile raccontarvi una storia che è praticamente un casino. Anch'io non ci capisco quasi niente, quindi è veramente difficile. Unica perché cosa... Perché ci teletrasportate vicino al cefalo e non qui? Perché volevo farvi un po' di paura per pensare a quello che dovete fare in questo momento. Che cosa dobbiamo fare in questo momento? Uccidermi. Con piacere. Vieni anche tu. Sì, arrivo. Ma no, ma qua, ma aspetta. Ma se sta dicendo di ucciderlo, allora c'è un motivo. C'è magari una ovviamente trappola. C'è. No, non è una trappola, se no non mi farei uccidere. Prenderei io una sempre pistola. Vi ho sempre detto che sono immortale, bla bla, ma in questa dimensione io purtroppo non sono immortale. In questo momento voi non potete uccidermi, ma quando ve lo dirò io, potete uccidermi. Mi volete uccidere per il semplice motivo che, non trovo più senso in questa dimensione. Preferisco ritornarmi a dove ero, liberare il mio vero, la mia vera persona. E quindi, guarda, io vi teletrasporto in un posto in cui mi ucciderete per sempre. Va bene? Sì, va bene. Va bene. Ok. 3, 2, 1. Ok. Benvenuti. Dove siamo? Nel posto. Benvenuti nel posto in cui mi ucciderete. Allora. Qui? Sì. È strano da dire, ma tranquilli che non succederà niente. Almeno spero.
sto rischiando sì la mia vita anche in questa dimensione, che magari potrebbe succedere qualche casino, però intanto dovete fare questo se volete, perché ormai siete nella mia coscienza, cioè praticamente io vi sto comandando tramite dei dati che ho preso, il libro che avete preso, perché lo so che l'avete preso, l'avete letto, anche se vi ho detto di non leggerlo, tanto era palese che voi lo leggevate, però intanto dovete, sì, uccidermi, avete le vostre spade. Fatto... Senti, facciamo così, Cola, lo fai te, lo uccidi te, io sto perché qui. Io? Lo uccidi te, non mi interessa. Dopo mi dai i soldi, okay? Beh, ma pensa anche a Fini, povero, che sta dicendo questo. Vabbè, ma lui che pensa morire anche a tutto quello che ci ha fatto. Vabbè, dai, fai quello che vuoi, Cola.